lì? Dove Guardi, sei? la situazione qui, in questo momento sono a Kiev, in questo momento sono a Kiev con la resistenza dove ognuno cerca il proprio spazio. Come potete vedere, vi faccio vedere in diretta, qua c'è un gruppo donne e di uomini che sta costruendo delle Molotov. Lo riuscite a vedere? Sì, benissimo. Perfetto. Dall'altra parte invece stanno costruendo, o meglio, stanno scavando e riempiendo dei sacchi per protezione. Se riuscite a vedere laggiù, Sì. dove c'è la bandiera ucraina, perfetto. Dietro la bandiera ucraina c'è la strada che porta a Bucha. Bucha è il territorio di scontro dove negli ultimi giorni l'esercito ucraino contro quello russo si sono alternati le postazioni. Io torno da Irpin, che è 2 chilometri, 3 chilometri prima di Bucha, quindi l'ultima postazione prima della frontline, dove è stato bombardato il ponte qualche giorno fa. Da Bucha verso Kiev c'è un esodo di civili, di uomini e di donne, mentre da Kiev verso Bucha stanno passando i militari con i food supplies, water e armi, insomma. Questa è la situazione. Oggi i bombardamenti sono più accesi degli altri giorni, hanno cominciato alle 8 di mattina e stanno continuando tuttora. Adesso sono, come dicevo, sono tornato dalla zona della frontline, quindi non vi posso fare vedere le colonne di fumo, magari prossimamente. Quello che posso confermare è che sicuramente la resistenza ucraina è solida, tutti stanno cercando di fare del loro in un modo o nell'altro. Parallelamente, la pressione, la paranoia e la paura dell'invasione russa sta aumentando. Quindi i nervi sono a fior di pelle. Nonostante ciò, tutti stanno cercando di aiutare come possono aiutare. Peraltro Fabio Bucciarelli è un importante fotoreporter, hai vissuto tanti conflitti dal 2010 a oggi in Libia, in Siria, in Iraq. Cos'ha di diverso questo, a parte il fatto di essere, diciamo, quasi dentro casa nostra, perché comunque ecco, lì non è Europa perché non c'è un bollino, ma insomma quello è il nostro cuore, è una parte del nostro cuore, della nostra cultura, Fabio. Guardi, innanzitutto le posso dire che questa guerra non è nata né oggi, né ieri, né 2 anni fa, è nata nel 2014. Certo. Fino ad oggi il mondo occidentale, non essendo stato toccato direttamente da questa guerra, probabilmente ha preferito guardare da un'altra Ecco, parte. Tabacci La ha differenza ragione. fra questo conflitto e altri In conflitti, come Ucraina. lei ha detto, quello libico, il conflitto siriano, il conflitto iracheno, Gaza, e la rapidità degli eventi. Io ricordo che oggi siamo all'ottavo giorno di guerra. In 8 giorni la nostra realtà, il loro mondo è cambiato completamente. Quindi potete immaginare, no? Si sta parlando che tutta la popolazione civile, dottori, ingegneri, architetti, diverse professioni hanno dovuto cambiare il loro modus vivendi nell'arco di una settimana. Quindi lascio a voi comprendere lo stato della popolazione, insomma. Fabio, grazie infinite, abbia cura di lei e sentiamoci, insomma, spero di Grazie a voi. avere notizie, fotografie, tutto quello che tu puoi documentare, che lei può documentare da lì per noi sarà preziosissimo, come sempre. Attraverso Ringrazio. Buona lei giornata. abbraccio tutti i reporter che sono lì. Grazie davvero.